Buonasera a tutti, possiamo cominciare. Benvenuti a questo incontro di Let's. Abbiamo qui con noi oggi il dottor Lorenzo Parrotta e il dottor Sandro Cutuga della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che ci faranno un'introduzione sul metodo di trasporto Hyperloop e in particolare sul loro sistema di sospensioni che hanno portato in Texas per la competizione lanciata da Elon Musk. Buon ascolto a tutti e lascio la parola a loro. Grazie mille, è un piacere essere qua, un piacere e ringrazio Let's per l'invito, perché innanzitutto queste organizzazioni sono qualcosa che sono il forte di noi studenti, si vede come l'attività studentesca italiana è in fermento, al contrario di quanto molte volte dicono. Vorremmo iniziare con un video, tanto per far parlare le immagini prima di far andare le nostre voci, per riuscire a visualizzare meglio cosa potrebbe essere il contributo di Hyperloop e il contributo che abbiamo dato noi a questa competizione. Ecco, questa presentazione l'abbiamo decisa di dividere in due parti principali. La prima parte introdurremo e spiegheremo cos'è Hyperloop, cos'è questo nuovo sistema di trasporto, nei suoi dettagli più o meno tecnici e nella sua situazione attuale di impiego. Poi ci sarà Lorenzo che presenterà il nostro contributo che abbiamo dato nella competizione in Texas. Cosa abbiamo fatto, in particolare le sospensioni e la realtà che è Ales, perché noi siamo sia Hyperloop Team Pisa, siamo andati come team, unico team italiano là in Texas, però ora c'è la realtà Ales che è una realtà di tipo aziendale. Inizierei dicendo due parole su Elon Musk. Perché Hyperloop è qualcosa che è nato da questo, direi, personaggio visionario, un grande imprenditore sudafricano che si è spostato in America, è fondatore di PayPal, SpaceX, Tesla e SolarCity. Uno di quegli imprenditori che crede molto nell'ecologia, crede molto nei motori elettrici e del futuro che si può ottenere dal punto di vista di emissioni e dal punto di vista di rispetto dell'ambiente con questi sistemi. Lui ha pensato, c'era un'idea già di un treno nel tubo, lui è riuscito a mettere assieme, diciamo, e pensare di risolvere alcuni problemi tecnici che sarebbero in corso nel progettare questa navicella all'interno di un tubo, e ha prodotto un documento alfa. Un documento alfa che è la pubblicazione che dice al mondo si può fare questo treno, perché si può fare Hyperloop, perché alcuni problemi tecnici si possono essere risolti. Io magari non ho tempo, lui ha detto così, io ho tante aziende, non ho tempo per starci dietro, però
le mie aziende e alcuni volontari ingegneri che lavorano per me sosterranno tutto il progetto e tutta l'iniziativa. Ha prodotto questo documento alfa dando delle indicazioni tecniche su come risolvere a grandi linee tanti problemi. Per esempio, non si può fare il tubo totalmente sottovuoto, il tubo è a bassissima pressione per limitare la resistenza aerodinamica e per aumentare le velocità, quindi spendendo poca energia nella trazione. E il problema è che il sottovuoto perfetto assolutamente non si può fare, e lui ha pensato che tenere la pressione a circa 100 Pascal può essere una buona soluzione, un buon compromesso per questo. Qua vedete un esempio di navicella, qua sopra c'è l'inlet del compressore. Avanzando questa navicella, nel compressore entra l'aria, la comprime e la getta all'indietro per mantenere la velocità costante, e anche sui pattini, ci sono dei pattini ad aria che permettono alla navicella di restare sospesa in aria e non avere problemi come attrito di rotolamento che si avrebbero con le ruote, per esempio. E quindi ha questi pattini con dei cuscinetti d'aria sotto che sono alimentati da questo compressore. Questo limita molto l'attrito e quindi limita anche altri problemi che possono incorrere con le velocità alte. Un'altra soluzione potrebbe essere la levitazione magnetica, e quindi non avere il compressore che spara aria sotto i pattini, ma avere dei magneti, degli elettromagneti che permettono questo tipo di levitazione. Dal documento alfa il progetto si è evoluto molto. Sono partite delle aziende, ve ne parlerò dopo, è nata una competizione a cui noi abbiamo partecipato, però prima vorrei parlarvi un po', diciamo, degli aspetti più rilevanti, tecnici, di come è fatto l'Hyperloop. Diciamo che l'Hyperloop lo possiamo dividere in elementi che di tipo infrastrutturale, il tubo, i piloni, e di tipo impiantistico, i pannelli solari che vengono montati sopra il tubo, e la capsula, che è l'argomento di interesse della competizione a cui abbiamo partecipato. Io studio ingegneria dei veicoli, mentre Lorenzo studia ingegneria meccanica, e ci siamo occupati in tutta la competizione, ci si occupava della navicella soltanto, mentre le aziende si occupano anche dell'infrastruttura. Nel tubo c'è atmosfera controllata, ci sono delle pompe a vuoto che tengono bassa la pressione. Per ridurre la resistenza, gli aerei vanno ad alta quota, mentre se si vuole tenere una navicella al livello del suolo si può controllare l'atmosfera. Questa è una delle caratteristiche che è una differenza grande rispetto ai sistemi di trasporto convenzionali, che potrebbe essere veicoli terrestri, imbarcazioni o aerei, in cui non si controlla l'atmosfera ma si viaggia all'aperto. Il tubo, appunto, ha una pressione di 100 Pascal, un millesimo di atmosfera, vuol dire che la densità dell'aria è un millesimo e la resistenza anch'essa un millesimo rispetto a quello che si avrebbe in atmosfera. E c'è anche un altro problema, che è il problema del limite di Cantrovitz, che sarebbe, dal punto di vista aerodinamico, se si fa viaggiare una navicella in un tubo, potrebbe esserci un effetto siringa. Un effetto siringa sarebbe un bloccaggio in cui la navicella va a comprimere l'aria che ha davanti, facendo fatica a farla passare lungo i suoi bordi. Questo si chiama effetto Cantrovitz, e bisogna studiare anche il rapporto giusto della sezione frontale della navicella rispetto alla sezione del tubo. Abbassando la pressione si risolve anche molto meglio anche questo problema di Cantrovitz, non solo della resistenza aerodinamica. I giunti antisismici sono la soluzione che hanno pensato per riuscire a installare Hyperloop in zone sismiche, perché la prima tratta a cui hanno pensato è stata Los Angeles-San Francisco. Elon Musk ha detto: perché state
costruendo un treno ad alta velocità che, tra l'altro, il treno che volevano costruire in California sarebbe andato più lento dei nostri Frecciarossa, sarebbe stato molto costoso. Io ho detto, questa potrebbe essere una soluzione per riuscire a installare un sistema di trasporto molto veloce a un ordine di grandezza in meno in termini di costi. Il tubo è su dei piloni e bisogna comprare meno terreno rispetto a un sistema ferroviario. E ci sono meno problemi di manutenzione, non ci sono linee elettriche che seguono tutto il tubo e il tubo si potrebbe addirittura installare tra una corsia, tra un senso e l'altro di marcia sull'autostrada che collega Los Angeles a San Francisco. Un'autostrada tutta dritta, ci sono dei problemi di un minimo raggio di curvatura per non avere accelerazioni laterali molto forti, cioè ai 1000 km orari se si ha un raggio di curvatura di 50 km si ha 5G di accelerazioni laterali, quindi insomma bisogna essere un Felipe Massa che esce dalla curva più veloce di Monza come allenamento per il collo. Quindi i raggi di curvatura di un Hyperloop devono salire, devono essere anche quasi 100 km di raggio. Questo è un grande problema e vi accennerò dopo diciamo, i territori e le tratte che saranno più che si confanno meglio con questo tipo di trasporto. La pavimentazione delle rotaie sono dei piatti in alluminio, quindi il tracciato sono delle piastrelle, questi piatti in alluminio montati con una certa tolleranza, su cui viaggiano i pattini. La levitazione magnetica permette qualche centimetro di sospensione della navicella, mentre i cuscinetti d'aria permette solo frazioni di millimetro, da mezzo millimetro a 1,3 mm se si ha un compressore che è abbastanza potente. Questo comporta sentire molto le vibrazioni sulla navicella, perché i cuscinetti d'aria sono molto rigidi e quindi servono delle sospensioni abbastanza performanti per riuscire a viaggiare in comfort e mantenere una tenuta di strada e la sicurezza necessaria per un sistema di trasporto simile. Questo è quello su cui ci siamo concentrati noi e di cui Lorenzo vi parlerà dopo, e quindi limitare le vibrazioni. Il riferimento centrale cos'è? C'è nella navicella, vi faremo vedere dopo una foto, sotto la navicella, oltre ai pattini, c'è una rotaia centrale. Questa rotaia centrale ha degli Halbach Array, che è un sistema di campo magnetico che permette di avere un centraggio nella direzione laterale della navicella per fare le curve. Quindi non c'è contatto tra la rotaia e il pod della navicella, ma c'è questo sistema di centraggio magnetico che è un po' come la levitazione magnetica come principio e permette di curvare. Non ci sarà pilota sulla navicella, sarà tutto per la competizione. Almeno per la competizione di sicuro no, ma probabilmente i sistemi che pensano di automatizzare già Trenitalia pensa di rendere tutto sempre più automatico sulle nostre vie, e se Hyperloop verrà costruito anche presto, cioè, useranno sistemi sempre più automatizzati di controllo anche del traffico. Questa diciamo è la navicella, un piccolo schema della navicella che vi aiuta a pensare come è fatta. C'è l'ingresso della ventola dell'aria davanti, il compressore comprime l'aria, come vi ho detto prima, ed è alimentato elettricamente dalle batterie che sono sul fondo della navicella. In mezzo ci sono tutti i passeggeri avranno dei servizi, si penserà di metterci una toilette, ci saranno degli schermi, ci saranno servizi che si possono trovare anche sui nostri treni, pur essendo dal documento Alfa completo solo di 28 sedili. L'accelerazione sarà magnetica,
Il compressore serve sì, ma a mantenere la velocità costante. Però a partire e a frenare ci saranno dei sistemi esterni. È intelligente riuscire a avere un motore molto potente fuori dalla navicella per permettere di viaggiare la navicella leggera e servirà solo un compressore per mantenere la velocità. Fuori ci saranno delle strisce magnetiche per accelerare. Per arrivare a 1000 km orari, cioè, se è un Hyperloop cargo, perché ci sarà una differenza tra l'Hyperloop per passeggeri e Hyperloop cargo, ora c'è una delle aziende che sta provando a far accelerare queste navicelle in 2 secondi da 0 a 500 km orari, sono 10G, diciamo che è meglio non metterci gli yogurt in quel container. Mentre per i passeggeri le accelerazioni saranno più dolci, saranno a livello di quelle dell'aereo. I sistemi a bassa velocità sono molto importanti, ecco, questo l'abbiamo sottolineato, e sono dei sistemi che fanno funzionare l'Hyperloop quando è in prossimità delle stazioni e non alla massima velocità, perché i cuscinetti d'aria sono in equilibrio dinamico, cioè per evitare l'hyperloop, e quindi serviranno delle ruote in aggiunta per quando andrà alle basse velocità, per cambio binario, per in prossimità delle stazioni. I sistemi di scambio questo possiamo andare avanti direttamente a cose più interessanti. Pensavamo di fare un dialogo più che una. Quindi se avete domande potete interrompermi quando volete. E vorrei passare a quello che hanno detto i media e quello che ci ha raccontato il presidente di Apple Transportation a cena. In Texas, che ci ha dato qualche indiscrezione riguardo a dove sarà fatto l'Hyperloop. Ecco, la tratta principale è Los Angeles-San Francisco, sono 550 km e l'obiettivo è farlo in mezz'ora, quindi una distanza come Milano-Roma in mezz'ora, cioè, pensando che già una decina d'anni fa si faceva in 9 ore con i treni più veloci, ora con l'introduzione del Frecciarossa si arriva a 2 ore e mezza, mezz'ora è dividere per 5 il tempo impiegato e sarebbe un bellissimo risultato. Però prima di Los Angeles San Francisco pensano di fare nel 2020 all'Expo di Dubai la tratta di 155 km tra Abu Dhabi e Dubai. Questo perché, vabbè, gli sheikh sappiamo che insomma gli piacciono le cose molto innovative, sarebbe, io ci andrei subito a provarlo nel 2020, quello sì, e sarebbe in 9 minuti questa tratta, quindi comunque un hyperloop veloce nonostante la piccola distanza. Il problema sarebbe accelerare e frenare, cioè un hyperloop non si può fare in tratte troppo piccole perché cioè, hai appena finito di accelerare che devi già frenare, quindi l'Hyperloop si pensa per distanze medio-lunghe, dai centinaia di chilometri, diciamo che è l'applicazione generale. In più, distanze maggiori l'aereo va benissimo, distanze minori ci sono sistemi di trasporto convenzionali che riescono a sopperire a queste mancanze. L'Europa anche sogna Hyperloop, Bratislava-Vienna-Budapest. Sono le tre città su cui si può costruire Hyperloop, anche Parigi e Amsterdam, in descrizione lo dice, anche là il terreno è piano, si può costruire un tracciato abbastanza dritto e potrebbe essere fattibile. Questo è in America il prospetto di come vogliono costruire le tratte. Quindi non si parla abbiamo parlato finora delle tratte singole e ora nello sviluppo, questo non sarà nei prossimi anni, ma negli anni futuri, il piano è di creare una rete relativamente fitta per Hyperloop, che comprende decine di città e permette di viaggiare per tutti gli Stati Uniti. Nel mondo le prospettive sembrano essere ancora più rose, se riconoscete i 5 continenti, come possono essere collegati.
veramente una rete del genere potrebbe rivoluzionare i trasporti, che sono già molto efficienti, ci permettono di viaggiare in tutti i continenti. Così si andrebbero a accorciare le distanze relative tra città e aumentare le connessioni tra le persone. Quindi Hyperloop ha un effetto anche sociale da questo punto di vista, cioè riuscire a connettersi tra persone che sono molto lontane in poco tempo facilita lo scambio, facilita la conoscenza anche di nuove culture, facilitano i viaggi che una volta erano sempre più difficoltosi. Quindi è da considerare anche questo aspetto, che l'ingegneria, lo sappiamo tutti, ha anche un'influenza sulle persone. Ma prego. Si prevede già che si facciano tratte sotto il livello del mare? Cioè, già in questa fase di progettazione si tiene conto di progettare i tunnel e tutto per funzionare sotto, almeno nelle tratte? In questa fase si vede, alcune sono subacquee. Ora c'è Hyperloop Transportation Technologies che ha pensato, c'è un ragazzo loro che è un 21enne, se non sbaglio, è un olandese di Delft, che è responsabile, è uno degli Hypermeister, è un capo team all'interno di HTT, e lui ha creato un algoritmo che permette a loro di guardare i costi per qualunque tratta volessero creare. Arriva il cliente, che potrebbe essere un'istituzione soprattutto, uno stato, una regione, che gli chiede se voglio fare la tratta da questa città a quest'altra, quanto mi costa, quanto dovrei pagare, e loro hanno un algoritmo che permette di considerare montagne, quindi trafori, anche subacqueo, è qualcosa che, diciamo, dal punto di vista tecnico è la cosa più difficile. Ci sono problemi che possono essere risolti, ma verranno risolti, penso, in secondo luogo rispetto ai viaggi che rimangono sulla terraferma. Però è qualcosa che non, di sicuro non escludiamo all'inizio. Prego. E volevo mostrarvi qua, appunto, parlandovi di Hyperloop Transportation Technologies, che la vedete in alto a destra, com'è la situazione di Hyperloop ora. Dal documento alfa di Elon Musk, che è stato pubblicato nel 2013, quindi 3 anni fa, sono state fondate 2 startup, che ora sono 2 aziende abbastanza grandi, che sono Hyperloop Transportation Technologies e Hyperloop Technologies. Non chiedetemi perché la seconda si è voluta far chiamare come la prima, però crea confusione anche a noi, crea confusione anche ai giornalisti. Comunque sono 2 aziende diverse. Mentre la terza è Hyperloop Polar Competition, che è stata la competizione a cui noi abbiamo partecipato, una competizione in cui siamo partiti 1200 team universitari e non da tutto il mondo, e i finalisti sono andati a fare un weekend alla Texas A&M University con un proprio stand a presentare il proprio progetto alla luce di investitori, giornalisti e giudici della competizione. Beh, per dire cosa abbiamo fatto, do la parola a Lorenzo, che vi parlerà più in dettaglio di quello che è stato il nostro contributo. Grazie. Grazie Sandro, grazie dell'invito. Per noi, insomma, è un onore essere qui a parlare un po' di Hyperloop in generale e più nello specifico del nostro progetto. Quindi, come ha detto Sandro, nel 2013 è stato pubblicato questo documento alfa, che è una sorta di white paper, un documento aperto, una sorta di open source dell'ingegneria industriale, ecco, dove Elon Musk ha presentato le sue idee, però ha detto: Vi consegno le mie idee al mondo del web, cercate di coltivarle. E a dimostrazione di questo, 3 anni dopo ha indetto con una delle sue aziende, la SpaceX Hyperloop Pod Competition. Il cui obiettivo è quello di andare a concentrarsi sulla navicella chiamata Pod. Quindi la competizione si è articolata in 2 fasi, è tuttora in corso, ecco. La prima fase è una fase puramente progettuale, che è partita a settembre e si è conclusa a fine gennaio con il Design Weekend a cui abbiamo partecipato.
E la seconda fase invece è in corso, finirà a fine estate 2016, prevede la realizzazione, quindi la costruzione di un prototipo in scala 1-2 della navicella e il test di questa navicella in scala 1-2 su un tracciato di prova della lunghezza di 1 miglio e che costruirà SpaceX stessa in California. Il nostro team ha deciso di partecipare alla competizione. Inizialmente, insomma, eravamo in due, io e il mio collega, abbiamo coinvolto altri ragazzi della Scuola Superiore Sant'Anna e la competizione apriva a diverse possibilità. C'erano i team che hanno unicamente progettato l'intero pod, i team che hanno progettato l'intero pod con l'intento poi di costruirlo. E poi c'era un'altra alternativa che era quella di progettare soltanto una singola parte del pod. E noi, insomma, valutando un po' le nostre risorse e quello che avevamo a disposizione, abbiamo deciso di intraprendere questa strada. E abbiamo dovuto, siamo partiti da scegliere cosa fare. E capite bene che, diversamente da un progetto classico di ingegneria dove tu hai tutto il contorno del tuo problema e devi dare il tuo contributo in quello, qui si partiva da zero. Quindi quello che abbiamo fatto inizialmente è andare proprio a stimare come poteva essere la navicella, quindi gli elementi componenti e una stima delle interfacce del sistema considerando tutto quello che sarebbe stato dentro questa navicella. Abbiamo scelto in particolare di concentrarci sul sistema di sospensioni che abbiamo ritenuto essere critico sotto diversi aspetti, magari li valuteremo, li vedremo dopo. E la prima fase è stata appunto quella di stimare i vari sottosistemi. Quindi il risultato è stata una stima della navicella e una stima della massa in gioco. La seconda scelta che abbiamo fatto è valutare se scegliere il modello di levitazione con pattino ad aria o con pattino a sospensione magnetica. Anche qui, chiaramente noi avevamo come lavoro pregresso soltanto questo documento aperto per farvi capire, insomma, le difficoltà che abbiamo affrontato fin dall'inizio. E sul documento Alfa era suggerito di utilizzare pattini ad aria, quindi abbiamo intrapreso quella strada, diciamo, non consci di quello che ci aspettava in seguito, ecco. E quindi abbiamo impiegato per la modellazione del pattino d'aria un modello di pattino fluido statico, fermo restando che nessuno sa il comportamento di questi pattini a velocità elevate, anche solo di velocità di alcune centinaia di chilometri orari, perché comunque per la competizione stiamo parlando di un prototipo in scala 1-2. Quindi di conseguenza le velocità non saranno quelle del modello in scala 1-1. Si parla di nella competizione si mette a disposizione un dispositivo che accelera la navicella e i team in quel contesto potevano aggiungere ulteriori meccanismi per accelerare ulteriormente la navicella, ma siamo nell'ordine di centinaia di chilometri orari, perché lo scopo della competizione inizialmente è quello di testare di validare la fisica del problema, che non so se avete colto, ma è molto complessa perché tutte le varie variabili sono collegate fra loro in un modo non convenzionale, sono molto interconnesse. Dopo la stima delle interfacce, quindi di cosa faceva parte del nostro pod, abbiamo da soli dovuto definire le specifiche di questa sospensione. Queste specifiche in due termini: un termine di comfort per i passeggeri, perché chiaramente l'obiettivo dell'Hyperloop è quello di arrivare a una soluzione che è una sorta di quinto mezzo di trasporto, quindi un mezzo di trasporto di massa che possa essere confortevole per i passeggeri. Anche se durante la competizione non ci saranno passeggeri all'interno della navicella, ma soltanto un finto passeggero che però diciamo, sarà lì messo dai giudici della competizione perché il loro punto di vista è cercare di spingere anche in quella direzione per in secondo luogo poi passare al modello in scala 1-1. Quindi dal punto di vista di comfort ci sono delle normative. E per quanto riguarda le
sia l'accelerazione che deve percepire appunto la persona seduta nel mezzo di trasporto, e sia delle frequenze, dei primi modi di vibrare della navicella. Per quanto riguarda invece altre specifiche che solitamente non vengono considerate nel progetto di una sospensione di un veicolo classico, sono quelle del funzionamento del pattino d'aria. Infatti il pattino d'aria è un elemento molto critico, perché è molto rigido e per evitare fenomeni dannosi, disastrosi, come può essere per esempio il contatto fra pattino e rotaia, si devono dare delle specifiche in termini di forza a cui deve essere sottoposto questo pattino. In seguito, quello che abbiamo fatto è stato analizzare diverse soluzioni. Quindi siamo partiti con la classica teoria dell'autoveicolo. Infatti le masse e le inerzie in gioco per questa fase erano molto simili a quelle di un veicolo da strada tradizionale, e quindi abbiamo inizialmente analizzato una tipologia di sospensione molto comune nei veicoli, la sospensione passiva. Dopo, in seguito, abbiamo analizzato anche diversi tipi di sospensione, poi abbiamo dovuto fare una scelta progettuale per capire quale impiegare nel nostro caso. Quindi, riassumendo un po', da un punto di vista di background, quindi di ambiente, abbiamo il sistema di lievitazione, che è un elemento molto critico, e abbiamo scelto di impiegare i pattini d'aria, che sono molto rigidi. Abbiamo come input del problema il posizionamento di questi piattelli d'alluminio che costituiscono la rotaia su cui leviterà poi il pod. E abbiamo i parametri di input di massa che abbiamo stimato e velocità che abbiamo supposto essere la massima consentita dai mezzi a disposizione dati dalla competizione. D'altra parte ci sono delle richieste, quindi richieste di comfort, holding e sicurezza, come evitare ad esempio fenomeni spiacevoli o dannosi. Le vibrazioni in questi casi sono un elemento molto critico. Abbiamo visto che impiegando delle classiche sospensioni passive, la velocità massima raggiungibile dal nostro pod, dalla nostra capsula, era di soli 150 km/h. Quindi questo ci ha un po' obbligato ad andare a indagare oltre, ecco. Infatti, se vogliamo aumentare le performance, non possiamo insomma limitarci a far viaggiare la navicella a 150 km/h. E ci ha spinto un po' ad indagare altre soluzioni, tra cui come abbiamo visto, sospensioni semiattive e sospensioni attive, che sono state presenti nel mercato, anche nel mercato automobilistico, ma quelle presenti avevano delle limitazioni importanti, soprattutto dal punto di vista di energia. Infatti erano molto energivore. E, come sospensioni attive, stiamo parlando adesso di sospensioni idrauliche attive. Quindi a seguito di queste valutazioni siamo arrivati ad una scelta progettuale sia sull'attuatore, quindi sul damper, e sia sull'architettura. Quindi quello che cercavamo era un'integrazione delle tecnologie di controllo per andare a indagare appunto possibili miglioramenti, che questo potevano comprendere attuatori, sensori, elettronica. La cinematica, infatti, il pattino d'aria al pattino deve essere garantita una corretta cinematica, un corretto posizionamento rispetto alle rotaie. E pensate, dal nostro punto di vista, un punto di vista di un team che progetta una singola parte, chiaramente il nostro obiettivo era che il nostro elemento si integrasse facilmente con quello progettato dagli altri team. Infatti noi in sede di competizione quello che abbiamo portato avanti è un progetto di possibile collaborazione con gli altri team per l'integrazione delle nostre sospensioni. E come ultimo, ma comunque molto importante, è un design che sia fail safe, cioè che possa garantire un corretto funzionamento anche nel momento in cui dovessero esserci problemi sulla parte di controllo di elettronica, comunque sulla parte di attuazione. E la soluzione a cui siamo giunti è quello che avete visto dal video anche un po', è un sistema di sospensioni che abbiamo chiamato ALES. Questo è un rendering che abbiamo fatto per raffigurare tutto il sistema.
In questo rendering si possono vedere le lastre di cemento che sono alla base della pavimentazione del tubo, poi i piattelli d'alluminio sotto il pattino stesso che è il sistema di lievitazione e uno scorcio della navicella. In questo contesto la nostra sospensione si piazza e si posiziona fra il sistema di lievitazione e la navicella. Andiamo a vedere un po' com'è composta. Quindi in particolare la sospensione deve avere un determinato cinematismo e gli elementi che si occupano della cinematica sono due, sono questi due elementi. Dopodiché è presente al centro un elemento che è l'elemento attivo che a seguito appunto delle valutazioni abbiamo scelto come la soluzione migliore per la sospensione. E vi sono altri due elementi, gli smorzatori che sono posti all'estremità del pattino, che sono gli smorzatori verticali, e altri smorzatori che sono gli smorzatori antirollio, che invece sono posti fra gli smorzatori verticali e l'attuatore. Quindi la funzione principale è una funzione cinematica nei confronti, come dicevo, del pattino. E in particolare la sospensione ha dovuto garantire tre gradi di libertà, a differenza delle classiche sospensioni per un autoveicolo. Il grado di libertà verticale è quello principale, perché è il modo di vibrare principale. Infatti in questo caso agisce l'attuatore elettromagnetico, l'attuatore attivo. Gli altri gradi di libertà sono dei gradi di libertà cosiddetti di settling, quindi di posizionamento del pattino rispetto alla rotaia, quindi c'è il beccheggio e il rollio, così come diciamo, un classico veicolo. E questo è dovuto appunto alle tolleranze di posizionamento del pattino rispetto della rotaia, quindi del montaggio della rotaia, e di conseguenza l'imposto parallelismo del pattino rispetto alla rotaia. E quello a cui abbiamo tenuto particolarmente è stato un design di tipo modulare, appunto per l'integrazione. E il design è costituito da diversi sottassiemi che sono intercambiabili, e in questa fase di testing è molto importante, in quanto dato che il primo obiettivo insomma, della competizione è quello di andare a testare quello che sarà il funzionamento della navicella e anche dell'ago più in generale, creare una sospensione che fosse facilmente integrabile e anche facilmente testabile anche con differenti configurazioni era un obiettivo molto importante. Dal punto di vista anche di flessibilità, la nostra soluzione è composta da elementi commerciali per la maggior parte, e quindi questo vuol dire che può essere facilmente assemblabile, facilmente testabile. Sottolineo un po' insomma, il ruolo dell'attuatore. L'attuatore centrale, quello che vedete, è un attuatore elettromagnetico, quindi con un motore magnetico lineare, e questo apre anche la possibilità di recuperare energia dalla sospensione. Infatti quello che fa una sospensione è appunto sottrarre energia al sistema per stabilizzare, alla fine di stabilizzare la navicella e anche per il comfort del passeggero. Con un attuatore di questo tipo è possibile, nel momento in cui è richiesto, introdurre energia nel sistema, quindi andare a migliorare le performance, ma quando è disponibile energia di recuperarla. Il nostro progetto è stato presentato, come ha anticipato Sandro, il 29 e 30 gennaio al Design Weekend, che è l'evento a metà della competizione su Hyperloop. Eravamo uno dei 100 team da tutto il mondo, in particolare dalle grosse università americane, che proponeva con suo stand il progetto, e abbiamo raccolto diversi feedback positivi, innanzitutto dai team. Infatti
Il nostro obiettivo, come anticipavo, era quello di proporre la nostra soluzione agli altri team in gara, in quanto essendo soltanto un team che si occupava di una singola parte del sistema, era nostro interesse proseguire nella competizione e anche inserendoci da una prospettiva diversa, quindi non più in gara, andare comunque a partecipare alla competizione nella fase progettuale, quella che terminerà a fine estate prossima. Da questo punto di vista, proprio negli ultimi giorni stiamo stringendo degli accordi con diversi team in gara che vogliono provare e montare la nostra sospensione. E quindi qui si apre la possibilità di proseguire sia fino all'estate prossima, quindi alla fase finale della competizione, sia anche oltre, che si parlerà in questo caso di andare a studiare il prototipo in scala 1 a 1, che come potete immaginare richiede uno studio molto approfondito, in quanto non c'è un legame semplice fra le variabili nel modello in scala 1 a 1 e in quello in scala 1 a 2 della competizione, soprattutto come vibrazioni e anche come capacità, appunto, di trasporto passeggeri. E anche abbiamo raccolto sia in America e anche adesso stiamo proseguendo come ALES, come un progetto ALES, diversi interessi da parte di possibili finanziatori, in modo tale da completare con ottimi risultati la parte di competizione e sperabilmente andare oltre, ecco. Perché come c'era scritto su una slide precedente, si tratta in questo caso di un blue ocean, cioè un mercato ancora inesplorato, quindi insomma si tratta di un tema caldo, infatti se ne sta parlando moltissimo. E noi crediamo sia nel progetto sia nella nostra soluzione e stiamo tentando di portarla avanti. Ecco. Oltre a questo, stiamo stringendo accordi con possibili partner dal punto di vista tecnologico, soprattutto per quanto riguarda la parte di controllo ed elettronica. Adesso veniamo alla parte di dialogo, perché comunque abbiamo parlato fin troppo. Ecco. Quindi grazie e accettiamo tante tante domande. Bene. Se ho alcune domande, gli passo il microfono, così ci sentiamo tutti. Diciamo, tecnica di quello che avete fatto. Sul sistema di controllo, voi avete ovviamente adesso scelto un controllo di trazione. No, mi domandavo appunto che tipi di input disegnate, cioè che tipi di misure calcolate sul pattino, per esempio, non so, immaginiamo che voi prendeste, non so, la posizione relativa al pattino di pestaggio, per in qualche modo la via collasse. Il controllore poi generasse i segnali di riferimento per l'adattatore, cioè più o meno dovrebbe funzionare così, giusto? Allora, ci sono diverse alternative. Noi siamo partiti appunto, dalla sospensione passiva, quindi non controllata. A quel punto abbiamo aggiunto un controllo secondo delle strategie che sono molto note in letteratura, che sono quelle che si utilizzano nelle sospensioni semiattive automobilistiche, che sono in sostanza le strategie on-off. Quindi vanno a regolare soltanto il parametro di smorzamento con uno o due sensori generalmente. Dopo di quello, chiaramente anche quel risultato non era sufficiente per aumentare le performance, o comunque si poteva fare di più. E abbiamo indagato possibilità di controllo attivo. Da quel punto di vista ancora non abbiamo implementato la strategia di controllo, ma abbiamo valutato l'upper bound delle performance, che sarebbe conoscere il profilo, e questo apre anche un'altra possibilità. Infatti, andando a mappare il profilo,
quindi invece di eseguire un'analisi di controllo si esegue un'analisi di pianificazione, e si può arrivare a, ad avere la migliore strategia, il miglior controllore possibile lineare tempo invariante. E quello che abbiamo fatto per valutare le performance massime ottenibili è proprio questo. Chiaramente in un secondo momento si potrà valutare se scegliere la strada del controllo attivo, quindi con delle strategie di controllo più sofisticate che comunque, come dicevi tu, si basano sul classico meccanismo sensore, retrazione, anche se con delle strategie un po' più complesse, oppure dato che comunque il tracciato è chiuso ed è possibile mapparlo anche con il passaggio di navicelle prova, comunque navicelle stesse, si potrebbe pensare alla possibilità di seguire questa strada. Altre domande? Io avrei un po' di carattere generico per quanto riguarda la startup, cioè in generale voi avete avuto un'idea che è inerente al concorso, adesso come vi state muovendo per strutturarvi, come brevetti, come si muove un gruppo di giovani studenti per andare nel mondo lavorativo, cioè allora, partner senior, cose del genere? Allora, non è chiaramente un percorso semplice, stiamo provando ad affrontarlo, ecco. E quello che abbiamo fatto, prima di andare a presentare il nostro progetto in Texas, abbiamo consegnato una domanda preventiva di brevetto, per brevetto italiano, quindi. E quindi attualmente la tecnologia è patent pending e quello che c'è da fare adesso è perfezionare ed estendere questa domanda come prima cosa, anzi come cosa molto importante. Come altro, chiaramente, come anticipavo, stiamo stringendo dei rapporti sia con un possibile partner da un punto di vista di controllo ed elettronica, cosa a noi un po' complementare perché non abbiamo fatto vedere insomma, il team, però siamo più orientati sul mondo industriale. E chiaramente bisognerà poi valutare un piano d'azione, se vogliamo, e la competizione da quel punto di vista rende la cosa un po' anomala, ecco, perché non è un percorso standard. In questo caso, avendo la competizione in corsa, ecco, noi stiamo cercando di cogliere l'occasione quanto più possibile e sfruttare la competizione sia da un punto di vista di tecnologia, appunto come, soprattutto come ricerca e sviluppo in questi mesi fino ad arrivare alla competizione, che poi ci potrebbero servire oltre. Quindi, insomma, ce la stiamo mettendo tutta. Speriamo vada bene. C'è una domanda? Io volevo sapere a proposito quali possono essere i problemi con questo tipo di trasporto, perché per esempio nei treni normali di radiamento, in questo caso voi avete detto che c'è non so come si chiama quel sistema magnetico che tiene in asse, però nel momento ci dovrebbero essere altri problemi, non so se si ferma nel mezzo e come si fa per scendere le persone. Sì, chiaramente questo afferisce a tutti i sistemi di sicurezza che verranno appositamente progettati e in parte sono stati anche proposti durante la competizione. E, chiaramente, essendo un sistema pressurizzato, bisognerà prevedere appositi sistemi di emergenza, sia dal punto di vista di fermata della navicella, sia come fermata dell'impianto. E, questo come tanti altri problemi, ecco. Però se pensate a come sono state risolte le cose con gli aerei, fate un'idea che magari con un po' di impegno è possibile risolvere anche questi problemi. Del resto l'aereo è a 1000 metri di quota, 10.000 metri di quota, e questo è sulla superficie terrestre, anzi il sistema di levitazione è soltanto interposto fra le rotaie, ma per il resto è come un sistema tradizionale. E quindi pian piano verranno affrontati questi problemi. Non so se vuoi aggiungere qualcosa.
ci vorrei aggiungere qualcosa. Per dare, diciamo, un'idea di come puoi risolvere il fatto che una navicella si fermi nel mezzo. Cioè, puoi avere dei settori che ti separano tutto il tracciato dal settore in cui la navicella si è fermata, per esempio. Con il compressore riesci e le ruote e tutti i sistemi a bassa velocità riesci a spostare l'hyperloop in una posizione adeguata in modo magari di prelevarlo ed estrarlo dal tubo e poi ripressurizzare quel settore, per esempio. Ci sono altri, abbiamo conosciuto, eravamo di fianco a un team in Texas che si metteva, erano ingegneri dell'immagine. Loro cosa hanno fatto? Hanno praticamente sviluppato un sistema di telecamere e di analisi del tubo mentre l'hyperloop viaggia nel tubo. E quindi non è un real time, ma è un post processing. Però le immagini che raccolgono, tutti i video che raccolgono nel percorrere il tubo, riescono ad analizzarli e segnalare eventuali problemi che ci sono all'interno del tubo. È una cosa molto innovativa, è una cosa che ora non si fa in nessun sistema di trasporto, però questo può aumentare la sicurezza di molto e prevenire eventuali problemi che ci sono all'interno del tubo che potrebbero causare deragliamenti oppure altri tipi di incidente. Riguardo alla sicurezza, il nostro progetto sulle sospensioni è stato importante anche per la tenuta di strada e per evitare deragliamenti, appunto. C'è l'Alba Carrey, che centra lateralmente la navicella, ha una direzione in cui è instabile. Questa direzione la si può mettere, cioè per come è fatto il campo magnetico. Questa è la direzione, la metti verticale, c'è il peso che tiene la navicella bassa e quindi viene stabilizzato in questo modo. Il problema è se deraglia per mancata tenuta di strada, potrebbe capottarsi, per esempio, o una navicella, e da là devi progettare tutta l'infrastruttura in modo che faccia una curva parabolica, per esempio, ci sia l'inclinazione del tracciato verso l'interno, per esempio, fare delle sospensioni che minimizzino le oscillazioni di forza sui cuscinetti d'aria, ed è questa una cosa che abbiamo tenuto conto e minimizzato oltre alle vibrazioni per i passeggeri. E quindi sono tutte cose che nella tecnica si conoscono anche dalle automobili e dalle automobili da corsa. Sono cose che fai anche, cioè, un'automobile da corsa in un tornante, in un rally, in una salita in montagna, ha il problema che magari una delle due ruote interne si alzi, di solito quella dietro. E queste cose si riescono, cioè, c'è un'analisi, c'è una tecnica dietro per minimizzare queste oscillazioni e massimizzare la sicurezza. Quindi è un problema anche legislativo, cioè, la tua domanda è proprio un problema che si pongono i ministeri del trasporto dove vogliono applicare questo sistema, ed è un iter che potrebbe essere molto lungo in America, cioè, è venuto come ospite il capo del Dipartimento dei Trasporti che ha detto che non l'ha detto esplicitamente, ma si capiva che dal punto di vista di collaudare e vidimare un sistema del genere dal punto di vista della sicurezza può essere un iter che può portare a un ritardo di qualche anno nell'installazione in America. Anche per darvi un'idea, insomma, delle problematiche che si possono poi avere dal punto di vista di comunicazione all'interno di questo tubo con navicelle che viaggiano a più di 1000 km orari. E questo problema, come accennava Sandro, è stato risolto da questo team con sistemi ottici, quindi si tratta un po' di ripensare tutti i sistemi, sia ausiliari sia d'emergenza, e anche quelli tradizionali ovviamente, per arrivare poi a un sistema efficace e sicuro. Prego, una domanda? Proprio riguardo di questo, quali sono i team che abbiamo più colpito in America, appunto, e quali invece abbiamo contattato per il vostro progetto? Mi partire tu. Parto io, ok. Allora, la competizione è stata un weekend di due giorni in cui noi eravamo in sette, ci dividevamo, chi rimaneva nel nostro stand a spiegare gli altri, chi andava a gironzolare un po' in giro a vedere un po' il team.
Questo, cioè, si può parlare di qualche aneddoto, c'era l'MIT che ha vinto, che si è portato un paio di ragazze, diciamo, un po' immagine per attirare un po' di persone nel loro stand, e quando si andava a chiedere qualcosa loro ovviamente reindirizzavano ai ragazzi di ingegneria che spiegavano tutto. Diciamo che Delft ha colpito in maniera un po', cioè, diciamo che erano un po' sbruffoni, mettiamola così. C'erano tutti gli stand, loro hanno portato vele alte 5 metri, cioè sembrava, cioè, una competizione tra laser, una competizione di ingegneria, ed erano, diciamo, dal punto di vista tecnico molto bravi, dal punto di vista umano un po' più arroganti, ecco. Dal punto di vista umano, ecco, direi che l'ambiente americano, c'è, cioè, un entusiasmo che mi ha affascinato molto, perché per fare Hyperloop magari non è così semplice tecnicamente, ci sono dei problemi molto grossi, loro hanno questo entusiasmo che mi ha affascinato molto dell'essere sicuri e avere una certa sicurezza di sé che prima o poi certi problemi si riescono a risolvere. Cioè, proviamo a fare qualcosa di nuovo, se funziona bene, se non funziona ci riproviamo e vediamo che riusciamo a risolvere prima o poi tutto. Sì, poi mi ha colpito molto un team in particolare che aveva nel team, insomma, aveva nel gruppo anche un programmatore che ha sviluppato un sistema di realtà virtuale in cui si poteva entrare all'interno della navicella ed essere seduto al posto del passeggero, guardarsi intorno. Anche la stessa azienda che è stata incaricata da SpaceX di costruire il tubo di prova per la competizione estiva aveva come preview del tubo dei sistemi di realtà virtuale che ti consentivano di immergerti nell'ambiente, vedere sia all'esterno del tubo come poteva essere, insomma, l'atmosfera vicino a questa gara, e sia proprio all'interno per guardare con gli occhi le specifiche che tutti avevano ricevuto soltanto come documento, come disegno tecnico, ecco. Il team con cui... Per quanto riguarda i team con cui stiamo stringendo le collaborazioni, sono diversi, sia da una costa sia dall'altra costa, speriamo che comunque altri si affaccino nei prossimi giorni. L'obiettivo appunto è quello di far installare le nostre sospensioni e gareggiare con quelle nell'estate prossima. Chiaramente è un obiettivo che comporta dei tempi molto, molto serrati, e noi vedremo, insomma, dovremo andare avanti, cercare di riuscire a integrare le sospensioni. Allora, io avevo più una curiosità riguardo costi di costruzione e manutenzione, per esempio per la tratta che si potrebbe presentare nel 2020, quanto si stima circa di spendere, chi si accollerebbe questa spesa, immagino sia SpaceX, per cui sia Musk, sia DJT, ma in generale come si dividerebbero le spese? Sì, solitamente per i modelli che abbiamo visto delle aziende che stanno provando a realizzare l'intera struttura, il modello è avere come cliente appunto gli stati o comunque le agenzie di trasporti dei vari stati. E, come costi, da una stima preliminare di Musk, l'Hyperloop sarebbe costato un sesto, se non addirittura meno, rispetto a una ferrovia tradizionale, ma chiaramente questo è tutto da vedere, insomma. Tu aggiungere qualcosa? Sì. Ma per avere un termine di confronto, la TAV in Val di Susa costa sui 60 milioni al chilometro in Italia, poi in Francia 30 milioni al chilometro, è sempre la stessa ferrovia, non si sa perché la costi la metà. Però è un sesto di 60 o 30 milioni, si parla insomma di qualche milione a chilometro.
Poi è il problema di Dubai, cioè, il discorso dell'Hyperloop è di quanto costa, dipende dalla tratta e dipende dall'ambiente. Dipende dalla tratta perché se bisogna fare molti trafori il costo inizia ad impennarsi. Dipende dall'ambiente perché se è un ambiente ostile ai materiali che puoi usare in quel contesto, la manutenzione sale molto. Per avere un termine di confronto, in alcuni stati si può fare in acciaio il tubo, per esempio, in altri no, perché non c'è abbastanza disponibilità del materiale e bisogna passare a cementi di nuova generazione, per esempio. Quindi l'Hyperloop andrà a costare, secondo un algoritmo, secondo degli studi, differentemente da posto a posto. Ma l'ordine di grandezza è quello. Volevo fare un altro tipo di domanda, io non ho capito, non so se sono l'unico, il vostro pattino, l'aria la spinge verso il basso e soprattutto è responsabile solo della levitazione o anche dell'accelerazione? Allora, il pattino non è compreso nel progetto che abbiamo presentato, in quanto il pattino è il sistema di levitazione, mentre il sistema di sospensione, che è quello che abbiamo presentato, è il sistema che si pone fra la levitazione e il corpo della navicella. E il pattino, quello da cui siamo partiti, è un pattino ad aria, quindi l'aria proveniente per alcuni team proviene da appositi container presenti all'interno della navicella, per altri dal compressore, poi verrà direzionata verso i pattini che viaggeranno, diciamo, sopra questo strato d'aria. Però non è, a differenza per esempio di un comune veicolo stradale, il pattino non è responsabile anche delle fasi di accelerazioni e di frenatura, in quanto, come dicevamo, per quanto riguarda la competizione c'è un apposito dispositivo che accelera la navicella. Per quanto riguarda in seguito, come progetto futuro, si parla di avere degli acceleratori lineari di tipo magnetico, quindi che vanno ad agire su una sorta di spina centrale della navicella e quindi che non interessano i singoli sistemi di sospensione e levitazione. Ci sono altre domande? Voi siete partiti con delle vostre idee sulle sospensioni o avete preso riferimento da altri campi, da te, sia quello automobilistico, non so, sì, come dicevo, date le masse, le inerzie in gioco per quanto riguarda la navicella della competizione, siamo partiti da un'analogia rispetto ai veicoli, alle automobili, ai veicoli stradali. E per questo motivo abbiamo inizialmente studiato delle sospensioni passive. In seguito abbiamo studiato anche altri tipi di sospensioni, alcune implementate o che sono state implementate in passato o che tuttora sono implementate in automobili. Questa in particolare che abbiamo scelto con l'attuatore centrale è un po' atipica, sia perché appunto è in parallelo rispetto a delle sospensioni di tipo tradizionale, quindi a fronte dell'attuatore centrale poi ci sono comunque delle sospensioni in parallelo di tipo tradizionale che consentono in caso di rottura dell'attuatore attivo comunque di sopperire al problema, e sia perché si tratta di un dispositivo di tipo attivo però elettromagnetico. Infatti nelle comuni automobili fino a un po' di tempo fa è stato anche implementato qualche dispositivo di sospensione attiva però di tipo idraulico, che dal punto di vista energetico è parecchio energivoro. In questo caso con la possibilità, appunto, come dicevo, di fare dell'energia harvesting dalla sospensione, così come ad esempio adesso si utilizza per il freno rigenerativo, è possibile incrementare l'efficienza e le performance contemporaneamente. E
Io volevo chiedere semplicemente come mai la vostra scelta è ricaduta sulle sospensioni come progetto da portare insomma questa competizione, se magari avete preso in considerazione altro, visto comunque l'innovazione del sistema in generale, quindi voi fare molte altre parti che sono state sviluppate. La scelta di sospensione è stata dovuta sia ad una valutazione rispetto alle nostre risorse, quindi al team e al campi di competenza del team, che erano principalmente i campi di ingegneria industriale, e dall'altro punto di vista anche delle possibili componenti del pod, quindi della miscela di Hypergroup. Da quel punto di vista è chiaro che affrontare un problema di una singola parte comportava comunque delle stime su tutto il resto, però bisognava valutare se dedicarsi appunto su un sottosistema indipendente e più specifico come poteva essere il sistema di lievitazione, che però comportava anche avere la possibilità di eventualmente anche o testare questi dispositivi o comunque e avere un canale di ricerca dedicato su tali dispositivi, mentre da questo punto di vista il sistema di sospensioni era un sottosistema molto critico per tutti gli aspetti che abbiamo visto e che si sposava bene con le nostre competenze e con le nostre possibilità. Io volevo chiedere, ci sono già delle idee sui costi di utilizzo di questo mezzo di trasporto rispetto a un aereo o un treno? Allora, nel documento Alfa, quello rilasciato da Musk, si parla di costi per il passeggero irrisori dell'ordine di $20. Chiaramente questo è tutto da vedere, però da questo punto di vista, cioè diciamo a supporto dell'idea di Musk, c'è sicuramente un'efficienza energetica da parte dell'intera infrastruttura, quindi oltre a tutto quello che abbiamo visto, anche pannelli solari, copertura dell'impianto, possibilità di non dover ricorrere a esplorazioni di suolo come avviene ad esempio adesso per la costruzione di strade o di ferrovie, in quanto siccome il tubo posa su piloni, l'espropriazione di suolo che comporta un pilone è estremamente esigua, insomma. Questo, come tutti gli altri dettagli che possono portare effettivamente ad abbattere i costi. Chiaramente in questa prima fase è tutto da vedere. Vuoi aggiungere qualcosa? Sì, volevo aggiungere giusto il fatto che sono nuove alcune dichiarazioni in cui si dice che l'Hyperloop potrebbe addirittura essere gratuito se si riesce con le, cioè, cosa che io personalmente dubito, però dal punto di vista dei pannelli solari, se riescono a rendere autosufficiente tutto il sistema e addirittura vendere parte dell'energia nella linea nazionale, potrebbe riuscire a sopperire a manutenzione dal punto di vista economico e a energia dal punto di vista proprio di fornitura, e quel margine riuscirebbe a far mantenere l'azienda attiva anche senza un biglietto per un passeggero. Sicuramente un biglietto ci sarà, però si pensa che sia abbastanza basso come. Diciamo, dal punto di vista di energia nel complesso, il pod dovrebbe avere al suo interno delle batterie da cui prenderà tutta l'energia a disposizione durante la tratta, e l'energia che servirà poi per andare dal punto di partenza al punto d'arrivo è costituita soltanto da dei flash che subirà la navicella in corrispondenza di soltanto alcune sezioni del tubo, quindi il vantaggio principale è che con un sistema del genere in cui c'è atmosfera a bassissima pressione, la maggior parte del tragitto sarà svolta a velocità costante, quindi senza perdite di efficienza da quel punto di vista, e con delle accelerazioni in corrispondenza delle sezioni del tubo in cui sono presenti gli acceleratori di tipo lineare magnetico.
Chiaramente poi ci sono tutti i costi legati all'atmosfera controllata, quindi i compressori industriali che dovranno essere posizionati, installati e mantenere tutto il tubo nel tragitto a quella pressione. Volevo chiedere, una navicella progetto dovrebbe viaggiare a 1.000-1.500 km/h, ma con quell'applicazione, con quella tecnologia, è possibile farlo viaggiare anche molto più veloce? Più veloce di 1.000 km/h? Sarà da vedere, ecco. Innanzitutto partiamo dal testare il problema, testare la navicella. Questo verrà fatto non a 1.000 km/h, ma molto meno, dell'ordine di 300-400 km/h. Quindi non vedrete viaggi a 1.000 km/h nell'estate prossima, ecco. E chiaramente nel passaggio dal modello scala 1-2 al modello scala 1-1 le velocità sicuramente aumenteranno, con tanti altri problemi e complicazioni che in parte magari dovranno essere risolti da vari elementi, tra cui ad esempio delle sospensioni efficienti. E da questo punto di vista, mentre il pattino ad aria è molto rigido e ha dei gap molto, molto piccoli, quindi ha una limitazione nelle massime velocità per mantenere il passeggero comfort adeguato, magari con l'introduzione di pattini magnetici questa cosa migliorerà. Chiaro che questo per quanto riguarda la competizione, un pattino magnetico a 1.000 km/h avrà sicuramente anche lui problemi di vibrazioni che dovranno essere risolti, ecco. Prima avevate parlato anche di navicelle cargo, quindi è previsto anche un utilizzo di questo tipo per questo sistema, proprio che, cioè, quali sono le principali differenze? Sì, si è parlato anche di navicelle cargo. Al momento i trasporti su ruota è un problema forse dal punto di vista, cioè, trasporti con camion, dal punto di vista del traffico, di emissioni di CO2 e altri tipi di gas, e anche per l'inquinamento. Quindi, cioè, si cerca, loro, soprattutto Elon Musk, pensa che ci sia anche un secondo tipo di Hyperloop, quello che avrà dei container. Ovviamente fare una navicella che sia di forma circolare per ospitare dei container non va bene. Quindi quando abbiamo parlato a cena con Gresta, che è chairman di Hyperloop Transportation Technologies, ci ha detto che per i container potrà esserci un altro tipo di Hyperloop. Sarà diverso da quello dei passeggeri, sicuramente, però puntano a fare anche quello. Quello addirittura può avere, cioè, ha molti meno problemi di comfort, magari, per la navicella. Quindi, se non sono problemi di stabilità, ma sono problemi legati ai passeggeri, in un Hyperloop con container non dovrebbero esserci. Quindi le accelerazioni possono essere magari più forti, in partenza, in arrivo, qualche vibrazione maggiore. Dipende dalla merce che c'è dentro, quello sicuramente. Se ci sono palloni da calcio non c'è veramente problema. Se ci sono invece generi alimentari, per esempio, bisogna stare più attenti. Quindi sarebbero due infrastrutture diverse, non si può usare come adesso sulle stesse rotaie, vanno sia i treni merci che i treni passeggeri. Certamente l'infrastruttura sarà la stessa, saranno diverse le navicelle che la percorreranno. L'infrastruttura verrà pensata, cioè, tratta per tratta, se farla solo per passeggeri o passeggeri anche merci. Addirittura il tubo per un trasporto merci e passeggeri assieme potrebbe non essere neanche circolare. Solo le sospensioni o avete trovato altri team che si sono focalizzati su questo aspetto e se puntate appunto alla collaborazione con magari altri team per
oppure cercate di andare avanti da soli? Alla prima parte rispondo io, poi lascio Lorenzo. Abbiamo trovato altri team che erano Arizona e Toledo. Toledo non spagnola, Toledo Ohio, americana. Con loro abbiamo avuto anche un bel rapporto, tra l'altro ci siamo trovati bene, abbiamo fatto parte della competizione a fianco con loro. Anche loro hanno progettato delle sospensioni, però era un team universitario sì, però del secondo anno, erano degli sophomore, quindi avevano come competenze e capacità per forza di cose minori rispetto a noi che eravamo del quinto anno, cioè dai 23 ai 26 anni, e quindi ci siamo trovati, diciamo, a non essere in diretta competizione con loro. Sì, da un punto di vista di collaborazioni, magari probabilmente con gli altri team che hanno progettato sospensioni non se ne avranno, ma per il semplice fatto che molti dei team svolgevano il proprio lavoro, soprattutto in America, come lavoro didattico e si sono fermati alla fase iniziale della competizione. Chiaramente potrebbero esserci molte interessanti collaborazioni, ad esempio, come accennavo prima, con un team che ha svolto il lavoro di mappatura ottica del tracciato o altri aspetti che verranno evidenziati volta per volta. Come primo passo cerchiamo di vedere come lavora l'integrazione del progetto con il pod nel complesso, e poi si possono fare, insomma, tanti possibili sviluppi. Allora, il vostro sistema di sospensioni si interpone tra la navicella e il pattino. Io non ho ben capito, cioè, l'aria poi come passa dalla navicella al pattino, cioè le vostre sospensioni come risolvono questo problema? Allora, tutto quello che riguarda il sistema di lievitazione non fa parte del progetto che abbiamo presentato. Quindi nel caso ci siano delle sospensioni ad aria, l'aria deve essere incanalata o dal compressore oppure da serbatoi posti all'interno del modulo, dal cuore del modulo stesso fino al pattino per la lievitazione. E quindi questo verrà fatto con normali canalizzazioni. Sì, più che altro è, avete considerato il fatto che poi l'installazione di un possibile tubo o comunque di un'infrastruttura possa rendere differenti le prestazioni delle vostre sospensioni, in questo senso forse? Guarda, noi abbiamo fatto un progetto molto generale perché molti dei team si sono dedicati anche alla sospensione magnetica, e quindi il nostro progetto è volto a tutti quei moduli che possono consentire di montare il sistema di sospensioni indifferentemente sia dalla forma del pod, quindi ogni team ha progettato il pod, la scocca in modo diverso, e sia del sistema di sospensioni. Poi nel caso del pattino d'aria ci sono ad esempio degli elementi come canalizzazioni e altri che si interpongono, magari in quello magnetico ce ne sono di meno, ci sono tipologie di magneti diversi. Però di base il nostro scopo era fornire quegli elementi, tra l'altro abbiamo cercato di fornirli anche modulari in modo tale da poter fare per esempio diverse prove in fase di test, che è importante per capire, insomma, quale soluzione può funzionare meglio. Poi tutto da vedere, insomma. Non è chiaramente un concept di progetto, e dovremo passare da quello al progetto poi realizzativo, che sarà più chiaramente più dettagliato e più complesso. Io non ho mai capito come funziona il sistema frenante. Allora, il sistema frenante, così come il sistema di centraggio della navicella, è posto in corrispondenza del binario centrale, quello che vedete in basso a destra. Quindi nella sezione del tubo per la competizione c'è questo binario centrale, questa sorta di
di rotaia centrale, a cui si possono agganciare sia il sistema di centraggio dal punto di vista laterale, sia il sistema frenante. E alcuni team si sono dedicati anche al sistema frenante in sé, però è esterno al progetto che abbiamo presentato, e fa parte della spina centrale della navicella. Posso dire due cose? Sì, anche riguardo al sistema frenante ci possono essere tante soluzioni. Quella che ha detto Lorenzo è quella di sicuro che verrà applicata nella maggior parte dei progetti, probabilmente anche nell'Apple, vero? Altre opzioni che sono state prese in considerazione, di fatto stiamo parlando di qualcosa che non è ancora concreto, quindi tante soluzioni tecniche possono essere state provate, e anche noi quando abbiamo fatto delle stime all'inizio abbiamo pensato a diverse soluzioni che possono essere applicate anche per il sistema frenante. Di sicuro quello magnetico è quello di sicurezza e ci sarà sempre, cioè proprio del vero e proprio attrito con quella rotaia, però anche un sistema frenante di tipo Kersa, recupero energia alla fine della linea, potrebbe essere applicato in modo da ricaricare le batterie alla stazione alla fine della tratta e avere questo sistema frenante magnetico della navicella che non sarà a efficienza uguale a 1, però recuperi gran parte dell'energia che hai speso per accelerarlo nella stazione prima. Abbiamo pensato anche a un sistema frenante aerodinamico, e quindi per sfruttare l'effetto Cantrovitz, per sfruttare, allargare la superficie della navicella per fare questo effetto siringa e sfruttare questa resistenza, però penso che non lo applicherà nessuno nella realtà. Ma chiaramente presente sicuramente un sistema di frenatura d'emergenza, e questo molto probabilmente sarà di tipo meccanico. E ad alta velocità invece probabilmente conviene utilizzare altri sistemi, come ad esempio un sistema di tipo magnetico, quindi ci sarà sicuramente un mix di tipologie diverse di sistemi di frenatura. Ci sono altre domande? In caso di terra noto, come valutate le vostre sospensioni? Cioè, ce l'avete pensato? Come pensate di... Allora, in caso di terremoto il problema deve essere affrontato più da un punto di vista di infrastruttura. Quello che è stato pensato è posizionare il tubo su questi piloni, e in corrispondenza dei piloni ci sono dei giunti di tipo antisismico, quindi avendo il tubo in posizionamento sopraelevato e su questi piloni non ci sarebbero problemi dal punto di vista antisismico, quindi questi non dovrebbero ripercuotersi poi all'interno del modulo trasporto passeggeri e quindi poi delle sospensioni. Sì, riguardo, cioè, noi non abbiamo trovato la necessità di simulare un terremoto per vedere come funzionano le nostre sospensioni, perché per motivi di sicurezza, appena il terremoto inizia, l'Hyperloop si deve fermare come si ferma il treno, come si fermano le macchine che vanno per strada, quindi da quel punto di vista non c'è neanche bisogno di andare a valutare a fondo. Io non ho ben capito, il livello energetico immagino sia elettrico, cioè poi anche non so come pannelli solari, non so cosa per l'impatto contabilitare. Il sistema della navicella ha una batteria all'interno, e quindi il compressore è alimentato elettricamente con questo storage batteria, che questo set di batterie che viene cambiato alla fine della tratta. Cioè, quando l'Hyperloop arriva nella stazione vengono sostituite le batterie scariche con le batterie cariche. Quindi alla stazione c'è un sistema di ricarica di queste batterie, che potrebbe provenire in parte dalla linea nazionale, in parte dalla frenatura stile Kers come in Formula 1 della navicella, e la maggior parte verrà dai pannelli solari che sono montati sopra il tubo. Cioè, sopra il tubo ci sono questi pannelli che sono attivi, cioè, quanto possono. La Tesla sta sviluppando dei pannelli che sono molto interessanti anche per questa applicazione, e quindi sarà tutto elettrico.
Poi dal punto di vista dell'impatto si va a vedere le sorgenti che saranno pannelli solari e linea nazionale che penso siano insomma centrali elettriche tradizionali. Qualcuno ha un'ultima domanda? Bene, allora ringraziamo i nostri ospiti e ringraziamo voi per essere venuti. Grazie.